Così come preannunciato nei giorni scorsi, è stato demolito ieri quel che rimaneva del vecchio pontile al lungomare Federico II di Svevia a Gela. Oramai il locale era divenuto un rudere che ha accompagnato i lavori di rifacimento della zona. La struttura in legno è stata abbattuta. Questa struttura oggettivamente non ha consentito di ultimare i lavori di riqualificazione del lungomare. È stato un intenso lavoro con la regione siciliana, ci siamo sostituiti di fatto alla regione stessa per poter fare la demolizione e consentire il completamento delle opere. Quindi evitare di avere questa struttura che di fatto impediva il completamento del lungomare, credo che era importante e fondamentale. Finalmente si sta demolendo, si sta smantellando in modo tale che per quest'estate vediamo di avere il nostro lungomare completo. I lavori inizieranno immediatamente dopo la demolizione di questa struttura in legno del vecchio pontile, inizieranno il completamento di questo ultimo tratto del lungomare. Ad Itere dobbiamo ringraziare i funzionari della regione siciliana, i quali da 8 mesi siamo in stretto contatto e abbiamo fatto tutte le procedure in modo celere per consentire di poter revocare di fatto le concessioni, di poter consentire di acquisire il bene, di farcelo trasferire per poterlo alla fine demolire. Quindi un iter burocratico non semplice, abbastanza complesso, ma che siamo riusciti a ottemperare in tempi brevi. In merito alla dogana abbiamo fatto già un protocollo con la Capitaneria di Porto, con il Demanio, al fine di poter consentire di riqualificarla. E la riqualificazione consentirà di avere un locale che può essere utilizzato in parte dal comune, in parte dalla stessa Capitaneria di Porto, diciamo per uso pubblico. E quindi il fatto di poterla ristrutturare sicuramente serve a completare, perché sarebbe un peccato lasciarla in queste condizioni la dogana, sarebbe un'evidente anomalia in un luogo dove si è fatta una riqualificazione, ma il pensiero è quello di andare a creare comunque un luogo pubblico dove poter avere informazioni, si pensa di tipo turistico. Il Nido Eden, innanzitutto abbiamo fatto un intervento di pulizia che era da diverso tempo che non veniva fatto, anche per evitare che quei luoghi diventassero un ricettacolo di rifiuti e un luogo dove potersi nascondere per alcuni extracomunitari che di fatto lo avevano trasformato in una specie di camping non autorizzato. L'amministrazione ha voluto mettere fine a questa tradizione, ridando quella dignità, perché è impensabile che nel pieno centro abitato sul lungomare ci sia un campeggio abusivo di persone che per vivere hanno bisogno delle necessità che sicuramente in quel luogo non potevano essere soddisfatte.